Nuovo blitz all'ex convitto Vittoria Colonna. Le forze dell'ordine hanno individuato una persona che si aggirava all'interno dello stabile. Si ferisce nella spiaggia di Fiorenzuola di Focara e non riesce a risalire. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Stagione positiva e tante presenze negli agriturismi marchigiani. Tanti turisti, ma anche cittadini, hanno scelto questi luoghi alternativi, immersi nella natura, nel benessere e nella tranquillità a pochi chilometri dalla città. Da oggi fino a venerdì 23 agosto riprende al Parco Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano il Paese dei Balocchi. Questa sera lo spettacolo pirotecnico musicale e tanto intrattenimento per i più piccoli. Un'estate ricca di manifestazioni, ma qual è il parere dei fanesi e dei turisti sugli eventi estivi che coinvolgono la città di Fano? Più divertimento per la gente che ne ha proprio bisogno. Valorizzare i giovani talenti nell'esprimersi attraverso la poesia, la musica e lo spettacolo. All'ex chiesa di San Francesco a Fano torna dal 23 al 25 agosto Seifest. Incisore, scultore, pittore e stampatore. Nella rubrica Arte e Cultura, la vita di Giovanni Piccini, il fanese che ha fatto del suo lavoro un'arte e una passione. Nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. In apertura la cronaca. A Fano, nuove incursioni all'ex Vittoria Colonna. Le forze dell'ordine hanno individuato una persona all'interno dello stabile. Vediamo. Nuovo blitz all'interno dell'ex convitto Vittoria Colonna a Fano. Nella giornata di ieri, quella di martedì 20 agosto, la polizia locale insieme ai carabinieri hanno condotto un'operazione congiunta dove è stato individuato dentro all'edificio di via Montegrappa un cittadino extracomunitario senza fissa dimora proveniente dalla Guinea. A seguito delle indicazioni fornite dal Comitato dell'Ordine e della Sicurezza, il sindaco ha sollecitato le forze dell'ordine a monitorare la struttura vista le numerose segnalazioni ricevute da parte dei residenti che negli ultimi giorni avevano notato nuovi movimenti sospetti nella zona che, nonostante gli interventi di muratura degli ingressi, sembra non scoraggiare nuove incursioni. Fano deve essere una città sicura. Queste le parole del primo cittadino Luca Serfilippi. Sì, nuovo blitz a seguito anche di segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini. Purtroppo da anni l'ex Vittoria Colonna è praticamente utilizzato da abusivi che pernottano o stazionano in quella zona. Ho dato mandato al comando di polizia locale e li ringrazio perché sono intervenuti immediatamente anche in collaborazione con i carabinieri in questo caso. Erano già intervenuti con la polizia di Stato più di un mese fa. Il messaggio è chiaro: noi non tollereremo mai più situazioni di abusivismo nella nostra città. Quell'immobile non è di nostra proprietà e c'è già in corso un'interlocuzione, anzi ringrazio il prefetto che ha già convocato per settembre una riunione anche con Infimit, che è una società del Ministero del Tesoro. Quindi è importante proporre e valutare insieme alla proprietà una valorizzazione di tutto quell'immobile per far sì che nel medio e lungo termine queste situazioni non avvengano. È chiaro che nel breve termine situazioni di questo genere verranno continuamente riprese e verrà insieme anche alla proprietà ristabilito il decoro in quella zona, perché non è possibile che in questa città avvengano situazioni di abusivismo. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Fiorenzuola di Focara per soccorrere una persona rimasta ferita in spiaggia. Data la difficoltà di accesso all'area, i vigili del fuoco hanno utilizzato un mezzo 4x4 che vedete in questa fotografia per raggiungere rapidamente il luogo dell'incidente. Dopo aver stabilizzato l'infortunato, la squadra lo ha trasportato dal litorale fino al paese, dove è stato affidato alle cure del 118. L'agriturismo è un patrimonio che offre un'alternativa al turista che può avvalersi di buona enogastronomia, benessere e varie attività di diverso genere. Noi siamo andati a sentire come sta andando la stagione estiva in una delle tante strutture del nostro entroterra.
Sono deliziosi angoli di paradiso per chi vuol passare una vacanza lontano dalla vita frenetica della città, immersi nella natura incontaminata, senza rinunciare al comfort della piscina, spazi verdi e passeggiate. Si tratta degli agriturismi, patrimoni sempre più ricercati, luoghi di relax alternativi, ideali per una fuga in solitaria, in famiglia o un romantico fine settimana a poca distanza da mare, borghi e città d'arte. Una destinazione ideale che coniuga enogastronomia e luoghi ricchi di bellezza e attività varie che rendono uniche le giornate dei clienti. Com'è andata la situazione negli agriturismi quest'anno? Allora, la situazione degli agriturismi quest'anno è andata molto bene. Abbiamo avuto un'affluenza importante dovuta comunque da un'importante pubblicità fatta nelle Marche e abbiamo avuto il Nord Europa comunque molto presente, Paesi Bassi, Germania, Francia, che comunque si sono fermati anche settimane se non due. E questa presenza comunque ha fatto sì che si sviluppasse un'ottima sinergia tra il mare e la montagna, visto e considerato che le scelte, le mete sono praticamente dettate un po' anche da quello che è il nostro territorio. Noi spaziamo dalla montagna alla collina al mare in un'ora. Quindi abbiamo delle strade che permettono la possibilità di poter rendere sinergica praticamente tutto quello che è nel territorio e tutte le varie proposte che ci sono. Quindi possiamo dire che veramente è stata un'ottima stagione. Una crescente domanda di esperienze autentiche, unita alla cultura locale con la consapevolezza che è cambiata la clientela, così come le modalità di prenotazione. Visto e considerato che noi ora stiamo passando una situazione di crisi economica, sociale, climatica, che la clientela stessa ha delle esigenze diverse, quindi ci troviamo che abbiamo delle prenotazioni settimanali per i clienti che vengono dal Nord Europa e delle prenotazioni, non dico last minute, ma massimo tre notti per la clientela italiana. Perché? Perché la clientela italiana ha un'esigenza diversa, è un mordi e fuggi. Hanno un ben preciso punto di incontro e da lì poi sviluppano le varie tematiche di visite o quello che è. Invece il cliente che arriva dal Nord Europa usa l'agriturismo come base di partenza, quindi riesce a utilizzare la nostra struttura in modo che si sviluppi a 360 gradi per visitare la città, per visitare la montagna, per visitare la collina e tutto quello che comunque concerne le produzioni che ci sono nel nostro entroterra. L'agriturismo ha fatto un cambiamento notevole negli ultimi 30 anni, da quello che era un qualcosa di servizio aggiuntivo è diventata veramente una base di partenza per il turismo stesso, ha un valore aggiunto importante che noi ora in questo momento dobbiamo cercare di valorizzare nel più possibile come patrimonio culturale del nostro territorio e noi cerchiamo in tutti i modi con Terra Nostra, col Diretti, di poter far sì che questa forza venga convogliata in un'unica energia in modo che tutte le strutture dalla costa alla montagna possono far sì che si trasmetta questa forza enorme che ha le Marche. E io penso che creare bacini, creare invasi dove si possa trattenere quest'acqua piovana che è fondamentale per l'entroterra, come è fondamentale per la costa, per avere un giardino, per avere un orto importante dove noi accogliamo i nostri turisti, turisti che arrivano dal nord Europa, si trovano il deserto del Sahara, noi non riusciamo a dar quel valore aggiunto. Noi abbiamo bisogna assolutamente che la regione ci dia uno spot forte che aumenti le percentuali di contributo per far sì che le nostre strutture siano un veicolo importante per rendere il turismo nelle Marche un turismo consolidato ed energico e forte. Nella giornata di oggi il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha visitato la mensa della Caritas nei locali del Centro Pastorale Diocesano in via Roma 118 a Fano. Si tratta di una mensa operativa tutti i giorni, inclusi i festivi, fino al 1° di settembre. In totale prepara 250 pasti e di questi circa 200 vengono ritirati per l'asporto, mentre una cinquantina di persone si fermano a condividere il pranzo a tavola. Un grazie di cuore a tutti coloro che contribuiscono a questo prezioso progetto, ha commentato il primo cittadino.
Continuiamo, ha concluso Ser Filippi, a costruire una Fano solidale e attenta ai bisogni di tutti. Ed ora apriamo la pagina dedicata agli eventi. Riavvio in grande stile per la 20ª edizione del Paese dei Balocchi a Bellocchi di Fano. Dopo lo stop forzato di 3 giorni a causa del maltempo, oggi pomeriggio sono ripartite le iniziative tra giochi, esibizioni ed incontri. Tra poco, alle ore 21, salirà sul palco centrale il chirurgo vascolare Gabriele Pagliariccio, che parlerà del legame tra soldi e salute. Sul palco della piazza, invece, alle 21.30, si esibirà l'orchestra da ballo Luca Bergamini. Alle ore 23, poi, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico della manifestazione, lo spettacolo pirotecnico musicale intitolato Virate coraggiose. Apprezzati dai cittadini gli eventi dell'estate fanese, ma sono diverse le situazioni da migliorare per attirare sempre più turisti. Siamo andati a sentire le opinioni dei cittadini che ai nostri microfoni hanno voluto dare dei suggerimenti anche alla nuova amministrazione comunale. L'estate fanese è caratterizzata da una serie di eventi che servono per animare la città di Fano. Che cosa le è piaciuto di più di questi mesi? Ma vediamo, tanta gente per strada, tutti gli eventi fanno jazz. Che cosa consiglierebbe all'amministrazione comunale se dovesse, per migliorare la situazione? Ma non mi piace tanta confusione, però, a dire la verità, però è un bene per la città, l'accettiamo. Su che cosa punterebbe ancora di più per migliorare, per fare in modo che la gente venga ancora di più ai nostri eventi? Ma sicuramente la città ordinata, pulita, poi l'accoglienza, senz'altro, e la sicurezza. Fano come la trova? È molto molto carina, molto. Rispetto anche a Pesaro la trovo migliore. Voi siete milanesi, però da tanto tempo venite a Fano. Che cosa apprezzate di più del nostro territorio? Ah, sicuramente il centro storico, la spiaggia è molto pulita. Ci piacciono gli eventi, la festa della birra, ci piace anche tutto quello che ci sta intorno. Andiamo spesso ad Assisi, a Cattolica, quindi Fano è centrale, è molto bella, sì. La storia di Fano è molto interessante perché parte dai Romani e finisce poi nel Medioevo. Così, poi ci sono tanti vari eventi a livello storico del paese. È curioso, è una bella cosa. Diciamo. Ecco, se doveste dare un consiglio all'amministrazione comunale per migliorare ancora di più e per promuovere il territorio? Sicuramente toglierei i bidoni dalle strade, i bidoni della spazzatura dalle strade. Noi è da parecchio tempo che non li abbiamo più. E probabilmente per loro è molto difficile perché ci sono tanti turisti, però sono veramente brutti da vedere. Una soluzione c'è e quindi secondo me si può fare. E poi ho visto che hanno ancora i sacchi neri, che le persone mettono ancora fuori i sacchi neri. Noi abbiamo i sacchi trasparenti, abbiamo il chip sui sacchi e ognuno è responsabile della spazzatura che butta. E quindi secondo me questo sarebbe un passo avanti. Aumentare i parcheggi, prima cosa, perché c'è una grossa carenza di parcheggi. Ma gli eventi di Fano gli sono piaciuti? Ha partecipato? Sono un po' di fronte a Senigallia, che è molto più avanti, ci sono manifestazioni da non paragonare a quelli di Fano, assolutamente. Ma che cosa ci manca? Manca un gradino più avanti, cioè andare più avanti, un qualcosa più di sostanzioso. Anche a livello culturale? No, a livello turistico, a livello di manifestazione, a livello più... divertimento, musica... tante altre cose, no? Lei cosa farebbe? Più divertimento per la gente che ne ha proprio bisogno. Anche i giovani soprattutto? Sì, naturalmente, in generale, no? I divertimenti
uno c'ha un po' la musica alta, il vicino che reclama, cosa reclami? Cosa reclami? In altre città, in altri paesi non reclamano. Questo è il periodo del divertimento, la gente si deve divertire. Le sono piaciuti gli eventi di quest'estate? Tantissimo, tantissimo, bellissimi. A me, io sono una fan sia del Carnevale, della Fano dei Cesari, qua, in giro per fan. Io tutti gli eventi faccio. Del Carnevale estivo che cosa ne pensa? Che è un paio di anni che non si fa più. Si potrebbe rifare benissimo, sì, perché attira gente e poi è sempre un qualcosa per Fano, qualcosa che dà di più. L'evento più bello sicuramente la Fano dei Cesari, che è spettacolare e io non lo cambierei perché per me è bellissimo così com'è. L'unica cosa, si potrebbe migliorare la fiera di Fano, che ci sarà la prossima settimana e tutti gli anni è un evento che secondo noi è mal organizzato. Infatti non so se avete notato che ogni anno l'affluenza è sempre più bassa. Cercherei di abbassare il prezzo che viene richiesto a noi ambulanti per poter lavorare, per incentivare anche a nuovi ambulanti ad entrare nella fiera di Fano. Invece del Carnevale estivo, secondo lei è una cosa che manca? Si potrebbe fare, sarebbe una cosa molto carina da valutare, perché poi comunque il Carnevale di Fano è uno dei carnevali più famosi d'Italia. Riproporlo in estate sarebbe una cosa molto carina, io penso. E continuiamo a parlare di eventi, perché nel fine settimana torna a Fano 6 Fest. Vediamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio. All'ex chiesa di San Francesco, in centro storico a Fano, torna dal 23 al 25 agosto l'iniziativa volta a valorizzare i giovani attraverso la poesia, la musica e lo spettacolo 6 Fest. Come si struttura quest'anno l'evento? Il 6 Fest, cioè il Festival della Parola, di 6, dire, è arrivato quest'anno alla quarta edizione. 6 Fest si divide in tre categorie, poesia, musica e spettacolo, e appunto la nostra idea è quella di fare esprimere i ragazzi del territorio, quindi della provincia e della regione, ma anche di tutta Italia, perché i nostri partecipanti arrivano dalla Sicilia, dalla Lombardia, dal Veneto e dalla Toscana e da altre regioni, di farli esprimere attraverso opere inedite e autografe, quindi opere che sono state scritte dai ragazzi e che vengono anche messe sul palco dai ragazzi, e che quest'anno appunto alla quarta edizione sono addirittura 43, quindi abbiamo una grandissima partecipazione da parte dei ragazzi della zona e di tutta Italia. Il festival si divide appunto in tre categorie e i ragazzi sono votati dal pubblico e da una giuria tecnica, quindi tutta la cittadinanza che parteciperà al festival è invitata ad esprimere il proprio voto tramite le nostre piattaforme social. E il festival è a ingresso gratuito e vi aspettiamo il 23, 24, 25 agosto alla ex chiesa di San Francesco a Fano. Per qualsiasi informazione aggiuntiva vi invitiamo a consultare il nostro sito safeesfano.com e do giusto un'informazione generale circa la struttura del festival. Cominciamo la prima serata con la sezione poesia, poi la sezione musica ed infine la sezione spettacolo con la partecipazione dei nostri due ospiti Meteo e Andrea Cellottini in Arte Andres. La seconda serata cominciamo invece con lo spettacolo, per proseguire poi con la musica e infine con la poesia. E abbiamo i nostri ospiti, la band Apnea. L'ultima sera invece ci saranno le premiazioni e la finale della musica e la nostra ospite Alec. Ci tengo anche a ringraziare tutti i nostri sponsor che da 4 anni ormai si affidano a noi e credono nell'arte, nella cultura e nei giovani. E poi vorrei anche menzionare tutta l'organizzazione, che è composta da me, Veronica Orciari, Selene Kersicla e Clarissa Vicchi. Ed ora per la nostra rubrica del mercoledì, Arte e Cultura. Stasera parliamo di un'arte particolare, quella di Giovanni Piccini, stampatore e incisore fanese. Lo ha incontrato Cristiana Guerra.
Nel centro storico di Fano, in un luogo tranquillo e silenzioso ed esattamente al chiostro delle Benedettine, è situata l'unica stamperia d'arte esistente nella città della Fortuna. Il titolare del laboratorio è Giovanni Piccini, 47 anni, stampatore, incisore, scultore e pittore. Oggi siamo in un laboratorio d'arte, quello di Giovanni Piccini. Giovanni, lei è uno stampatore, incisore e non solo. Sicuramente un lavoro affascinante. Sicuramente è un lavoro creativo che riguarda più aspetti dell'arte, che vanno dalla stampa, ma stampa tradizionale, quindi stampa calcografica, alla pittura, alla scultura, ai corsi che riguardano tutte e tre le materie. E in questo caso, per esempio, posso farti vedere alcune delle incisioni che ho fatto sul tema di Fano, visto che ho lavorato tanto sul tema di Fano, dei paesaggi fanesi, delle tradizioni fanesi come il carnevale, vecchie immagini del porto, la chiesetta della piazza. Giovanni, come ha già accennato, sul tavolo vediamo delle incisioni, ma partiamo dall'inizio. Come nasce un'incisione? L'incisione è una materia particolare perché si sviluppa attraverso diversi passaggi che vanno dal bozzetto alla preparazione della lastra, l'incisione della lastra, la preparazione della carta, l'inchiostratura e la stampa. Tutti questi passaggi portano alla stampa finita. Innanzitutto la lastra. Viene incisa con diverse tecniche che possono essere dirette o indirette a seconda dell'utilizzo di acidi o dell'utilizzo di attrezzi che incidono direttamente la lastra. La carta deve essere una carta particolare, va preparata perché deve essere bagnata e asciugata prima di essere stampata. E poi la stampa, che attraverso i torchi calcografici, che sono queste macchine particolari che io ho qui dentro al laboratorio, si arriva alla stampa finita e quindi alla riproduzione in serie, in una breve serie, perché poi la calcografia non va mai oltre le 60-80 copie, già sono tante, e quindi si comincia a riprodurre la serie, la tiratura delle lastre che sono state incise. In questo laboratorio vediamo anche dei torchi che lei ha realizzato a mano. Diciamo che li ho progettati, li ho realizzati insieme a Giuliano Santini, che è il direttore del CAUS di Urbino, che è un centro internazionale per l'incisione. È una cosa particolare costruire i torchi, ma più per una sfida personale. Poi vediamo anche delle lastre finite, ha detto che rappresentano Fano, ma non solo. Non solo, lavoro su tanti temi. La lastra è, diciamo sì, la parte fondamentale dell'incisione, perché è il supporto su cui viene inciso il soggetto, che poi andrà riprodotto, e anche lì si procede sempre attraverso diversi step. Giovanni, questo è un lavoro sicuramente particolare, ma che richiede tanta passione, ma anche tanta precisione e tempo. Assolutamente, molto tempo, molta precisione, non si può fare velocemente, in maniera troppo impulsiva. Ci vuole molta progettazione e molto tempo per la realizzazione. Una di quelle illustrazioni che hai visto prima, tra il bozzetto iniziale che finisco la tavola, ci metto 5-6 giorni di lavoro. C'è un lavoro a cui è più affezionato, che è stato più complesso realizzare in questi anni? Il lavoro più bello per un artista credo che sia sempre l'ultimo che si è realizzato. Poi a livello di soggetti complessi ho lavorato in maniera collettiva, per esempio con la festa del Paese dei Balocchi, dove quest'anno finirò un murales di 50 metri realizzato insieme ai bambini. Poi progetti a breve termine riguardano l'illustrazione, sto preparando delle cartelle sul tema dei 6 momenti della notte, per esempio. Ecco, questo è uno dei prossimi progetti che voglio finire. Domenica 25 agosto alle ore 18 nel Salone della Casa della Comunità Don Paolo Tonucci al Vallato di Fano si inaugura l'esposizione di opere pittoriche del noto artista fanese Mario Perillo dal titolo Bagliori. Oltre all'artista saranno presenti autorità ed invitati. La serata sarà introdotta da un saluto dell'assessore alla cultura del Comune di Fano, Lucia Tarsi, e da un commento critico, pittorico e letterario del professor Giuseppe Franchini. L'esposizione è promossa dall'Associazione Porte Aperte con il contributo della BCC di Fano. E all'Arena BCC a Tre Ponti di Fano continua il Teatro Sotto le Stelle. Domani sera, 22 agosto, andrà in scena la compagnia dialettale La Tela. Buongiorno a questa casa e a tutti i suoi abitanti. Manco vai, stavo male. Cudor de ciambolon. Mettete a sede. Per chi non porta, porta aperta, parta. Co porti te? Porte la benedizione pasquale. E oggi ho portato anche il sacrestano, guarda che davanti carino, non mangia niente che ti fa male, dopo ti pia la sciolta, mettete da sede. Senta che fratello spiritoso che c'ho,
sempre di buon umore lui, contento come una Pasqua. E a farci ridere a crepapelle o a crepapancia anche gli amici di Senigallia con la compagnia La Tela. La Tela, esatto. E la nostra commedia si intitola Contenti come una Pasqua. Ed è una storia ambientata negli anni 60 con questo evento del 68 che entra in questa famiglia che non vuole farlo entrare. E le risate si susseguono per una serie di avvenimenti e di eventi che porteranno scompiglio in questa famiglia. Una protagonista della commedia, che poi sarà quella che chiuderà facendo una chiusura a sorpresa, è una interprete che non possiamo rivelare perché dovete venire a vederla. A te? Ma da di niente? Cosa vorresti? Cosa vorresti? Io? Ti chiedo perdono. Ah sì? Io? Ti chiedo perdono, io voglio la soluzione, me la dai la soluzione? Il prete! Vado a perdonare. Tanto sì che mi pare pentita. Sì, io fratello, salutami il professore. Ma questo è per voi. Per me? Sì, ma no per il prete, per il zio. E questa era la nostra ultima notizia del telegiornale. L'appuntamento torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa Occhio ai giornali. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.